Primo pareggio interno in stagione per la Futsal San Giovannese che impatta 5-5 contro la Lastrigiana in un incontro talmente equilibrato che non si è mai presentato per nessuna delle due contendenti, neppure un temporaneo doppio vantaggio. Bearzi ancora non ha a disposizione Sosa, Liburdi gioca dopo una settimana travagliata, Pisconti è in panchina per onore di firma. Ospiti avanti in apertura con Balestri, altrettanto immediata però è la risposta degli azzurri che trovano il gol su autorete di Pelagatti dalla punizione di Righeschi. A quel punto arriva un tema costante con la Futsal che cerca di scappare e puntualmente viene ripresa. Bellocci timbra il 2-1, ecco il nuovo pari che giunge con Votano e prima dell'intervallo l'insistenza di Liburdi è premiata per il 3-2 che fa calare il sipario sulla frazione. Alla ripresa meno di 3 effettivi e Rovella fa 3-3, poi Checu sale in cattedra firmando il quarto e quinto gol della squadra valdarnese, rimessa però in pari prima da Montorsi e quindi da Della Marca per il definitivo appunto 5-5. L'avversario era di livello, lo aveva dimostrato il match con l'Ascoli. Sabato prossimo, inedita trasferta a Corinaldo, borgo dell'entroterra anconetano, con la squadra locale ferma a 0 punti in campionato. Penso che sia stata anche una bella partita, due belle squadre a viso aperto in un campo come il nostro che è difficile giocare, abbiamo cercato di giocare tutte e due, secondo me è diventata una bella partita, combattuta, con agonismo, ma nell'agonismo giusto, agonismo di portare a casa i punti, di fare il nostro, loro chiaramente con più cambi, con più giocatori da cambiare e noi meno, noi abbiamo fatto una gran partita di cuore. Se alla fine eravamo stanchi, loro sono venuti fuori, però io penso, non posso dire niente a questi ragazzi. Credo sia stata una bella partita, credo che il pareggio sia giusto, è stato un batti e ribatti continuo. Sinceramente potevamo sfruttare meglio questa defaillance che aveva la San Giovannese, che sicuramente eravamo un po' più completi a livello di rosa. Però delle volte dove non ci arrivi magari con il numero di giocatori ci arrivi con la voglia di fare e penso che la San Giovannese oggi ce l'abbia messa un po' più di noi, magari a livello di cattiveria agonistica, non che noi non abbiamo giocato con cattiveria, però credo che la San Giovannese sotto quel punto di vista ci abbia messo qualche cosa in più. Cercato ad aiutare la squadra nel miglior dei modi, dispiace prendere gol venuti alla fine dopo che hanno messo il portiere in movimento dopo 10 secondi. Però siamo corti, dobbiamo recuperare qualche infortunio e aspettiamo i ragazzi. Infatti loro avevano tante esperienze, poi tanti giovani, perché in effetti mi c'è in mister la panchina un po' corta con tante assenze. E certo, poi quando la partita si fa dura, è lunga e ti manca quell'energia in più, cambia la panchina di quel giocatore, certo.